Happy anniversary. Okay.
And this is your large camera, so I can't tell the difference. This camera is... Okay, everybody say hello. Hello. Everybody say hello. Thank you.
Okay. Sure, I'd like everyone to stand. Thank you, Lucy. I'll be honest, this is completely unrehearsed. I didn't even plan on giving a toast, and I think the three of us should give a toast to my mom and dad individually. We gave this party to our parents because I personally feel they're the greatest parents in the world. They've given me a lot more than the physical things in life. They've given me a lot of love, a lot of compassion, and a lot of feeling. I remember the days when we had the grocery store in the Bronx. Yeah. We slept behind the grocery store. And my mother got three meals out of one chicken. And things were bad, but they always worked very, very hard, and they taught us all how to work and try to be good family people. I love them very much, and I hope they're around for another, at least 50 years so we can have the 100th anniversary. Yeah. I love you, Mom and Dad. Thank you for everything. I hope he's here for 50 more. The best mom and pop in the world. Salute. Oh,
pandemonia. È una cosa con la signora Graziella Pappalardo, più che fratelle che abbiamo cresciuto assieme. Io mi ricordo come fosse ieri quando è partita per l'America, 50 anni fa, o più. Partiva a Napoli, la salutavamo tutti piangendo. La fortuna voluta che sarei arrivata anche io in America. La prima cosa ho fatto visita a lei con il marito Pasquale che lo meditava perché era una buonissima persona e agli occhi miei non voglio credere che viene una bella famiglia con tanti nipoti, genere, nuovi e tutti. Io avevo solo due figli e siccome ti avevo conosciuto l'America ho detto a mia moglie, I tell my wife, listen, in this country you need a nice girl. My wife are skinny. Every time I'm a boy, three months don't work. But Graziella, every time I see Josephine, maybe a girl, maybe a girl, e damn, damn, abbiamo avuto una bella bambina, con l'aiuto di Graziella. E quando io l'ho battezzata, lei e Pasquale hanno fatto il compare e la bambina. Ma solo questa figlia, io l'ho fatto, perché in America chi non tiene il figlio femmina è meglio che si scorda il figlio maschio. Per nessuno dice, happy Mother's Day, happy Father's Day. Ma la femmina va sempre a casa della mamma. Ma mia figlia dopo tanti anni che l'ho cresciuta, l'ho mantenuta, è venuta in siciliana in vacanza, in 8 mesi se l'ha sposata e se l'ha portata in Italia. Allora siamo un po' tristi per la lontananza, però è felice. E dice papà, non ti preoccupare, io ti tornerò a casa perché è mio marito lo porterò. E ha mandato, l'abbiamo detto, noi andiamo in Florida da Graziella con mare, perché da 50 anni di matrimonio, e ha mandato un telegramma. Auguri di cuore per un felice 50° anniversario. La compagna Vicky, Salvatore e Alessandro. Questo viene da Torino, per la tua compagna. Signori e signore, gentlemen, cavalieri, voi mi trovate un pari di anniversario di matrimonio di 50 anni e il più felice è la coppia più bella da giovane che io ricordo. Saluti per 100 anni! Faccia cancia
my sister. And then we have Mr. and Mrs. Belize. Hello, Jimmy. How are you? How you doing? And little Anthony. How are you, Anthony? Morik, you should send this to your mom.
again, yeah? Do a dance.